placida giornata di fine estate. Questi incroci in queste strade di periferia erano pieni di lavavetri, ma adesso i lavavetri a Firenze non ci sono più, scomparsi. Merito di quest'uomo, l'assessore alla sicurezza sociale, sanità pubblica, sicurezza e vivibilità urbana Graziano Cioni, classe 1946. L'ordinanza è nata perché sono arrivati decine di lavavetri che, più che lavare il vetro, molestavano, aggredivano verbalmente soprattutto donne sole al volante oppure anziani soli. Il 25 agosto l'assessore Cioni ha firmato un'ordinanza con oggetto divieto di esercizio del mestiere girovago di lavavetri. Prevede il sequestro delle attrezzature o persino il fermo e una multa. La notte l'assessore Cioni va in perlustrazione per le strade di Firenze. Abbiamo preso un graffitaro. Come? Hanno preso i carabinieri un giovane graffitaro. La gente vuole uscire la sera, divertirsi, passeggiare, le famiglie vogliono abituarsi a poter uscire con i bambini, le donne sole vogliono passare in macchina senza essere aggredite. Quello che stiamo facendo in un paese normale sarebbe normale. Si vede che questo paese non è tanto normale. Prima Cioni mi porta a vedere il graffito del graffitaro. Roba fresca, si vede proprio. A fatte ora. E poi parte su un'auto civetta. Lo seguono agenti della polizia municipale su due auto e poi due volanti e una camionetta della polizia, vigili e poliziotti in borghese. Per prima cosa mi porta a vedere un etilometro della polizia municipale. Soffi. Zero. Poi Cioni va sulle tracce di venditori di oggetti falsi. Occhio a pina veloce, ci fosse borse contraffatte senegalesi, bambini, e ci si fa vedere un attimo. Falsi. Infine fa sequestrare 4 bottiglie di birra a 4 peruviani. No, lo sappiamo che è male, sennò che è in casa tampoco. Capo, capo, non si può. L'ordinanza del prefetto, via. Ma quante sono le bottiglie? No. Quante sono? 4. Che se deve andare a avere un'altra parte? No, è che questo è il secondo, questo bisogna andare. Capo, se dice la porta così. Capo, non lo porta lui, così capo. C'è un'ordinanza, è nota, Ma l'assessore Cioni in città è popolare? Sul muro c'è un manifesto che lo prende in giro, ma lui non gli dà peso. Il giorno dopo chiedo di Cioni ai fiorentini che frequentano il mercato di San Lorenzo. Professore Cioni doveva muoversi prima. Per noi doveva muoversi prima. Perché ora vuol diventare sindaco e ha fatto una cosa ovvia, che doveva essere fatta 20 anni prima, quando si diceva noi si era tutti razzisti. Dei lavavetri? È l'unica cosa buona che ha fatto in 20 anni che è lì dentro. Lui ha fatto questa ordinanza di levare questi lavavetri. Io sono la figliola che porta la macchina sola e tante volte si è trovata anche male. Sono arroganti, delle volte sono arroganti, ha capito? A me, per me di molto bene l'ha fatto, ma molto bene. Ma io non mi fermerei né a lavavetri, butterei fuori tutti, perché ci hanno belle rotto le tasche. A levare un po' di confusione dalle strade fiorentine un po' male. Sono troppo aggressivi, sono aggressivi anche con me delle volte, che è tutto dire, mi immagino con gli anziani.
hanno fatto no bene, mi dispiace se ne sono accorti tardi. Non ce lo miravano loro personalmente, però il disagio che davano, specialmente alle ragazze, era un problema, alle donne in genere, c'era delle prepotenze. Perché sono tanti, e bisognerebbe avere 8, 9, 10, 12 euro, dipende quello del tragitto che si deve fare. Senta, con questi zingari io non ne posso vedere più. Quando sono arrivato ho iniziato a lavare vetri, però di là ci sono gente poca, poi non dà noia alle gente. Se uno che sta al semaforo non dà noia alle gente, per me sono d'accordo, ma se dà noia alle gente così, a rompere le scatole alle gente non va bene. Perché sono insopportabili. Insistenti, maleducati, cattivi. In una mattina intera non riesco a trovare un solo fiorentino che ami i lavavetri, ma almeno un lavavetri buono c'è. Guarda Domenica! Lo conosce l'assessore Cioni? Conosci, sì, bravo, molto bravo. Barba, signore Barba, bravo, molto bravo. A fratello mio, fratello mio, bravo. Conosci 1996. Mohamed, marocchino, 64 anni, lavavetri da 14, sempre buono con gli automobilisti, grazie all'assessore Cioni ha trovato lavoro regolare come parcheggiatore in un garage. Che combina questo ragazzi, mica ce n'è al mondo, è diventato l'eroe di Firenze lui, mica scherzi. Lo sai, ho comprato macchina nuova che mi hanno fatto davanti, pedata. Bravo, c'è dalla bravo. Parte di là, vuoi vederla? Te la faccio vedere? Sì. Da vedere. Uno là nel viale Sparta con la Vagnini, guarda, così. E ora io non ero neanche comunista, detto piano piano, però lo sono diventato, quando il sindaco ha fatto questa cosa.